that's a lie. Let's go, bitches! Scusate se sentite la mia voce un po' stanca, ma sono totalmente assorbito dagli studi e non riesco a trovare nemmeno un po' di tempo libero per me stesso, quindi scusatemi se c'è un pochino questo calo, oltre tralasciando i vari problemi che come il taglio al dito che non mi permette di giocare abbastanza bene, il fatto che devo studiare e quindi non riesco a fare altri gameplay e così via. Comunque, tralasciando questo, oggi ho pensato a questo gameplay mentre ero in mezzo, cioè gameplay, anzi, a questo, diciamo, a questo commentary, questo commentary come mi piace chiamarlo. Comunque, prima di iniziare con quello che sarà il commentary, voglio parlarvi di una cosa. Come avete visto dal titolo, questo qui è un video di preparazione per i 15.000 iscritti, perché arrivati a 15.000 farò un vlog in cui risponderò a tutte le vostre domande, che possono essere dalle domande più banali, più stupide, più semplici di quelle per esempio sulla vita privata, a quelle più complicate, a problemi di algebra, cioè a qualsiasi cosa voi volete farmi. Basta che sia ovviamente una delle più votate. Questo come dovete votare ovviamente sotto nei commenti del video. Quindi ovviamente, come ho già detto e ripetuto in diversi video, quando state per scrivere una domanda, aspettate, guardate se qualcuno l'ha scritta e poi la scrivete. Quindi non vi lanciate subito, oh vai, io faccio sta domanda. No, perché magari l'ha fatta qualcun altro e magari se voi non mettete il mi piace, eccetera, eccetera, finisce che quella domanda viene accantonata. E specialmente se c'è una stessa domanda che ha un numero di mi piace, prendetene una, non fate doppia votazione, cioè è inutile poi, tanto viene presa solo una domanda se è uguale o simile. Comunque, questa è la spiegazione per il video dei 15.000 iscritti, che spero raggiungeremo tutti insieme a breve, quindi ricordatevi, partite con le domande in questo video, quindi sotto con le domande qui sotto, non negli altri video come ho visto, maledetti. Comunque, oltre a questo, parliamo subito di quello che è questo commentary. Allora, per prima cosa voglio parlarvi della mia mentalità quando gioco, che secondo me è una cosa fondamentale per tirare le cam o fare buoni punteggi. Quando gioco, quando mi metto a, diciamo, Call of Duty, quando cerco di fare un bel gameplay, non cerco mai di pensare di fare la cam a tutti i costi, perché devo farla, eccetera eccetera, perché devo mostrare una cam. Cerco di giocare pensando di vincere la partita, focussandomi su quello che succede e giocando insieme ai miei compagni. Sto sempre con un occhio alla posizione dei miei compagni, e per compagni non intendo solo quelli che giocano con me, ma anche con quelli magari che vengono random. E seconda cosa, penso sempre al modo di vincere, magari di difendere un obiettivo, come per esempio in dominio difendere B, eccetera, eccetera, o un punto principale, e così via. Non cerco mai di giocare solamente per la game, perché giocando per la game si finisce per perdere. Quante volte vi è capitato di vedere gente che fa la catena di spawn kill, quella famosa con cui si fanno le cam velocemente e poi perdono la partita? Io tantissime volte mi è capitato di vedere cose del genere. Quindi è per questo che vi dico che poi dall'altro non ha senso giocare per fare una cam. Perché pensateci, l'obiettivo di COD alla fine qual è? Quello di vincere o perdere? Non quello di giocare per tirare la cam, pure perché la cam non vi dà niente. Cioè, se voi avete tirato 150 cam, per esempio, e un altro giocatore ne ha tirate 40, non vi rende migliore di lui perché ne avete tirate di più. Cioè, pensateci a questo. Ormai il gioco è diventato un solo a un tira cam, che non ha senso, perché non mostra la bravura del giocatore, né fa vincere le partite, che quello dovrebbe essere lo spirito. La gente si dovrebbe uccidere per vincere le partite. Al posto di vedere il ratio kill morti, bisognerebbe guardare il ratio vittorie sconfitte. Anzi, questo sarebbe un must da fare. Non ti puoi basare, vabbè, ok, che poi ci stanno mille cose, cioè, tante volte si capita con compagni di merda e si perde, cioè, non ci si può fare niente. Magari scontro avete un full team, ci si può fare niente, ma comunque conta sempre avere una mentalità positiva per prima cosa. Mai pensare, oddio, non la tirerò mai, cioè quello è proprio il primo motivo, già non bisogna farlo. E seconda cosa, non bisogna pensare alla cam, perché se pensate alla cam arrivate poi tipo a 20 kill e vi fate prendere dall'ansia, dal panico, avete il fiatone, magari voi non lo sentite, però in verità avete il fiatone perché state con le cuffie, state sto per tirare la cam, oddio faccio la cam, oddio sorto a puro mondo. No raga, cioè non funziona così. Cioè, il COD è fatto per vincere e per perdere, non per tirare cam. Se le tirate, meglio, è una cosa in più. Ma voi giocate per vincere e le cam verranno da sole. L'altra volta stavo giocando con un gruppo di ragazzi. Ognuno di noi, in quattro, ha fatto la cam e nessuno ha giocato per fare la cam. Giocavamo per vincere la partita. E alla fine partita, in quattro, avevamo la cam. Ok, una di apro, vabbè. Ma io e altri due avevamo la cam. E non ci siamo messi a fare spawn kill. Non ci siamo detti, ok, raga, ora prendiamo tutti la cam. No! No, abbiamo giocato, anzi io quando invito la gente, se metto, mi invito, dai raga, giochiamo, facciamo una partita. Non intendo facciamo una partita per fare le game, intendo facciamo una partita per passare il tempo. Il gioco è un passatempo, ricordatevi.
Poi, quando si parla del lato competitivo, va oltre il passatempo. Ma per quanto riguarda partite di pubbliche, che non hanno nessun valore, se non quello di dimostrare chi ce l'ha più lungo davanti alla gente su YouTube. Anzi, quasi quasi, cioè, non avrei dovuto mettere una game in questo video. Ho sbagliato. Me ne rendo conto, però. Vabbè, non fa niente. Però, cioè, sarebbe stato un buon esempio per farvi vedere. Io ho delle partite salvate in cui faccio 100 kill senza game, magari. Oppure 80, ma 83, tipo, cosa del genere. 85, cosa. Cioè. TG assurdi, però non le metto perché la maggior parte delle persone pensa che se non fai la cam non sei nessuno, o se non fai la cam devi far ridere per forza, che è una cosa secondo me sbagliatissima. E quante volte entro nei party e sento gente: io ho tirato più cam di te, ho fatto quest'altro. Cioè, basta con questi discorsi, fidatevi, cioè non serve a niente. Stiamo parlando di un gioco, dovete vincere e basta, dovete pensare a vincere, vi dovete incazzare come delle bestie se vincete. Quanta gente sento che rosica perché quello l'ha fatto morire quando sta per tirare la cam, così. Io rosico pure io, quando tipo uno fa una cazzata e mi fa morire, cioè perché magari, che ne so, mi passa davanti, mi blocca nella porta, così, ok, ma non è che mi accanisco, cioè. Ho sentito e ho visto gente accanirsi nei modi scandalosi, o dire anche cose del tipo: no, quello mi ruba le cam se viene. Cioè, ma che cazzo c'è? Ma porca troia, anzi, meglio se c'è uno che ti ruba le cam. Ruba poi. Ruba che perché fa più kill, cioè. Meglio, vuol dire che giochi più sciallo, fai quello che ti pare. Cioè, comunque, spero di avervi spiegato. Questo qui era un piccolo video sfogo della mentalità che sta distruggendo COD e quello che secondo me bisogna fare, cioè avere una mentalità positiva, cercare di non pensare alla cam ma vincere la partita, perché quello vi farà veramente tirare una cam. Se no, tante volte arrivate a 20, andate nel panico e rallentate, magari state facendo una bellissima cam, quando leggete 20 uccisioni di fila cominciate a rallentare perché avete paura di morire. Cioè no, non bisogna fare così, cioè dovete sempre cercare di focussarvi sul gioco, non sulla cam, sono due cose differenti. Spero vi fatto capire il mio punto di vista, quindi vi saluto bitches, al prossimo video. Speriamo quello dei 15.000 iscritti nel prossimo video. Let's go, bitches!